Prima di lasciarci andiamo a sentire allora le parole invece di Roberto Reggi, direttore dell'Agenzia del Demanio. 17 strutture della Marina Militare del Demanio, compresi 8 ambitissimi fari con vista Mozzafiato, sparsi sulle coste di tutta la penisola, sono pronte per essere concesse ai privati allo scopo di trasformarli in hotel, resort, centri di formazione. Sentiamo. Noi cerchiamo di andare nel solco delle prime due presentando 17 nuovi edifici, torri e fari, pensando appunto di aver consolidato nell'investitore l'idea che lavoriamo seriamente. Non a caso tutti i prodotti che noi mettiamo a bando sono già regolarizzati, cioè tutti i beni hanno già avuto una regolarizzazione documentale, catastale e urbanistica che consentirà quindi all'investitore, una volta che si saranno aggiudicati il bene, di intervenire e avviare subito i progetti e i lavori. Quindi evitando loro quindi tutte le via crucis di interlocuzioni con le amministrazioni locali, il catasto, eccetera, che era il motivo per cui prima allontanava gli investitori. Quindi con questa operazione, anche il terzo bando, noi ci aspettiamo tanta partecipazione di qualità. Noi ci fermiamo per